Moglio, il coach Lilliput, lo abbiamo definito istrionico alla vigilia, e perché insomma è un modo un po' particolare di dare la scossa alle sue ragazze. Beh, complimenti comunque coach, adesso al di là di tutto, avete dato una grande dimostrazione di compattezza di squadra, sei contento immagino? Sicuramente, beh intanto grazie perché ho imparato una parola nuova. Hai visto? Hai visto? In cascina. Ma per il resto invece sono molto sicuro perché nonostante avessimo una giocatrice da Giacomo non in buone condizioni fisiche, siamo riusciti a supplire a questa sua carenza di rendimento e la squadra ha veramente fatto quadrato e siamo riusciti a sopperire a queste difficoltà. Eravamo molto preoccupati di incontrare l'Albese perché è una squadra anch'essa molto quadrata, per fortuna siamo riusciti a mettere un po' in difficoltà in ricezione, quindi poi è stato tutto più facile per quel che riguarda. Avete avuto un percentuale in battuta molto buona, mi pare. Sì. Quindi è stato sicuramente questo uno dei fondamentali importanti per voi e poi vabbè, poi appunto nei momenti cruciali non avete sbagliato mai niente. Il vantaggio è stato questo rispetto a voi, voi probabilmente avete forzato un pochino di più il servizio e nei momenti importanti non sempre è andato a buon fine e questo ci ha aiutato decisamente molto. E come stava il vostro capitano tra l'altro? Ho visto che era in... Ma sta recuperando piano piano, adesso sta cominciando a fare allenamento, adesso lo regge tutto, quindi pian piano speriamo di riuscire a poter contare anche su di lei per un cambio e un aiuto che è senz'altro utile grazie alla sua esperienza. Lilliput quindi che si rilancia decisa al vertice, Massimo? Ma diciamo che questo risultato è un po' un crocevia fondamentale, teniamo conto che noi abbiamo perso due partite al tie-break fuori casa contro le due prime in classifica e questo ci fa ben sperare. Sicuramente sarà difficile e non ci contiamo di ripetere il campionato dello scorso anno, però proviamo perlomeno a dare il meglio di noi per tenere i quartieri alti della classifica. Un'ultima parola su Albese? L'Albese è sicuramente una squadra che farà bene, ha fatto bene fino adesso e ripeto, questa sera è stata un po' condizionata dal servizio e da una buona partita della nostra squadra, per cui penso che sicuramente farà un po'. Ti faccio ancora i complimenti, grazie coach. Grazie a te. Grazie. Ciao.